tardi. Signora. Sì. Giuseppina per qualche tempo non potrà cantare. Per Verdi il Nabucco è stato un trionfo, per lei invece. Così le loro strade si dividono. Giuseppina pensa a come amministrerà i suoi pochi risparmi. Verdi a come amministrerà la sua gloria. È stato un bello spettacolo. In Milano, dopo il Duomo, dopo la Scala, terzo veniva il salotto della contessa Maffei. Tutta la Milano intellettuale, letterati, artisti, pensatori, economisti, vi si radunava. Verdi, Solera. Donna Maria, mi permetta di presentarle il maestro Verdi. Maestro Verdi. È qui maestro Verdi? Ma sì, Verdi. È arrivato Verdi. Verdi, sì, Verdi. Vieni. Maestro. Signora. Giulio Carcano, traduttore di Shakespeare. Carlo Cattaneo, scrittore ed economista. Il maestro Verdi. Cesare Correnti. Tommaso Grossi, il grande amico di Manzoni. Leva il muso odorando il vento in fiume. Vittore Aia. Maestro. Maestro. Verdi. Contessa. Carissima Clara. Ecco, ve l'ho portato. Bravo Solera. Clara Maffei, Clarina per gli amici, in 7-8 anni... Venga, maestro. ...aveva creato il più famoso salotto di Milano. Ogni celebrità che per Milano passava si sieda qua era passata di lì. Clara Maffei non poteva non avere anche Verdi. Sono felice che sia venuto. Abbiamo tutti davvero ammirato. Quel celebre salotto però non riuniva solo intellettuali e poeti, ma chiunque in questi anni oscuri amava e invocava... L'Italia. L'Italia. Tutta divisa in stati e staterelli, ancora sotto il dominio dell'Austria. Ah, poter liberarla dall'Austria. Signori! Erano giovani per lo più, repubblicani, seguaci di Mazzini. L'Italia. Che sognavano far dell'Italia una nazione. Quell'Italia che oggi solo una voce legava, riunificandola nel sentimento. La musica. Che bella musica. Bellissima. Così dolce e virile. Proprio bella. Sì, bellissima, ma... Ma? Mi dica, perché questa dedica? Dedicato a Sua Altezza Imperiale Adelaide d'Austria. Proprio questa musica, che senza nominarla evoca in modo così accurato l'Italia. Oh, mia Italia, sì bella e perduta. Maestro, perché? Sì, perché? Italia. Questa parola non suona ora e per la prima volta alle orecchie di Verdi. Ma certo non era mai risuonata con tanta autorità e passione come in questo salotto di intellettuali e di patrioti. Diciamolo sinceramente. Per lui gli ebrei che piangono lungo i fiumi di Babilonia non erano altro che ebrei, quelli della Bibbia, letta e riletta 100 volte. Adesso, quasi sfuggendo al loro autore, questi ebrei diventavano italiani e Gerusalemme, la patria perduta, diventava l'Italia. Ma perché, dimenticando un po' ebrei e babilonesi, non parlare apertamente di italiani e d'Italia? Da altri che da questo gruppo di intellettuali di riconosciuto valore, Verdi non avrebbe accettato, meglio tollerato, né osservazioni né suggerimenti. Bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà. Maestro, vogliamo andare di là? Andiamo? Episodi sulla storia d'Italia ve ne sono tanti. Ve ne sono tanti. Venga, Solera. Sono, ma... E la censura? La censura tutti la conosciamo. Il barone Torresani, capo della polizia imperiale austriaca, sarebbe subito lì, pronto, col copione e con gli occhiali in mano. E la censura infatti intervenne. I Lombardi alla prima crociata. I Lombardi alla prima crociata era la nuova opera che Solera e Verdi avevano scritto per la Scala. Ne parlava già tutta Milano. Questi famosi Lombardi. Ci sono dei guai con le autorità religiose e un po' anche
con la censura. Giuriam, noi tutti sorgere come un solo uomo vedrai. Ma sono i saraceni che cantano. Già, già. Ma siccome cantano in italiano... Non possono mica cantare in saraceno. Ma il maestro Verdi, perché non è venuto? È a Parma. È a Busseto, sua patria, da alcuni giorni. E così ha incaricato noi. Verdi, invece, si era rifiutato di presentarsi alla censura. Del resto lei è l'impresario. E lei, caro Solera, è il poeta che ha scritto ciò che il maestro mette poi in musica. Allora, vediamo che cosa ha scritto. Vediamo. Ma quando un suon terribile dirà che Dio lo vuole, di giovanil furore tutto arderammi il core, e la mia destra gelida la spada impugnerà. Ma qui non è un saraceno, è un italiano che parla. Un lombardo? E vuole liberare il Santo Sepolcro. Non è stata un'impresa santa liberare il Santo Sepolcro? O signor che dal tetto natio ci chiamasti con santa promessa. Qui la musica sarà bellissima. E io che amo profondamente la musica, non sarò io a tagliare le ali di questo giovane genio selvaggio. Tanto selvaggio che non ha voluto neppure presentare... Ma è a Busseto. Lo so. Adesso c'è l'autorità religiosa. Voi mettete in scena la chiesa di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio qui, di Milano, che dà molto realismo all'azione. E non si sbaglia, la colloca in Italia. A Milano? E siccome Milano è in Italia... Nel Lombardo-Veneto. Già. Questo fu il primo incontro di Verdi con quel mostro che erano le censure nei vari stati d'Italia. I Lombardi alla prima crociata, 11 mesi dopo il Nabucco, venivano dati alla Scala. Domenica sta ferra tutta la mattina, eh? Allora, dergumano! L'attesa era enorme. Così scrive un biografo francese contemporaneo di Verdi, il Pugin. Fino dalla mattina la gente faceva la fila aspettando per ore e ore. Aspettando per ore e ore che si aprissero le porte del loggio. Pane salam, bresaola! Pane salam, bresaola! Non solo i fanatici intenditori del loggione, tutta la Milano elegante era in subbuglio. Guarda quanta gente! Un biglietto che è un biglietto e se minga tu hanno anche a pagare la festa. Alle tre, quando si aprirono le... Alle tre, quando si aprirono le porte del loggione, fu una corsa. I posti messi sono per me! C'è tensione anche per me! C'è da porta la maglia per le 23! Ho preso la scarpa, giatela! Dei cappelli, dei cappelli, peste no! Dieci minuti dopo l'apertura delle porte, il loggione era gremito. Nella lunghissima attesa che cominciasse l'opera, quasi tutti si erano portati da mangiare. Qualcosa anche a leghe, né, de roba. Claudio, Claudio, sì, che passimi. Un tre. Permesso. Alle sei di sera, dal loggione traboccante di gente, si diffondeva in tutta la sala un acuto odore di salsicce con l'aglio. Si incominciavano ad accendere i lumi. Manca chi un po' di luce?
Alle 7 le 3.000 candele della sala erano accese. Non sarebbero state spente durante lo spettacolo. La sala era già colma in ogni ordine di posti. Il salotto Maffei, la gloria venutagli dal Nabucco, avevano aperto a Verdi non solo i circoli intellettuali, ma anche quelli dell'aristocrazia milanese. È un periodo questo in cui lo troviamo, fra contesse e nobildonne, intento a scrivere bigliettini galanti alle signore che gli fanno e a cui egli fa la corte. Era inevitabile per il giovane maestro venuto dalla provincia, ma durerà poco. Successo enorme, forse anche maggiore del Nabucco, anche se non così imprevisto e spontaneo. Nei Lombardi alla prima crociata, Verdi e Soler avevano ripreso tutti quegli elementi che, a loro avviso, avevano fatto il successo del Nabucco. Un soggetto corale, grandioso, guerre e preghiere, patria soprattutto. Ma la forza del Nabucco risiedeva nel fatto che, nel cuore di Verdi, gli ebrei erano ebrei e null'altro. La minor forza dei Lombardi era nel fatto che chiunque imprecasse, brandisse una spada, gridasse libertà, voleva essere italiano. E Verdi, che era uomo d'istinto profondo, l'opera seguente per il teatro La Fenice di Venezia la scrisse in solitudine, lontano dall'influenza di salotti mondani
e soprattutto intellettuali,